Buonasera a tutti ragazzi, da Nicola Castiglione dalla selezione nazionale piloti e benvenuti al secondo appuntamento di giornata di Racing Time. Dunque, anche questa sera abbiamo un bel po' di argomenti da trattare, ma oggi, come sapete, è lunedì e il nostro Frédéric Vasseur aveva detto che lunedì ci sarebbero state delle discussioni. Però io noto con dispiacere una cosa. Intanto che il milione di danni è diventato prima 1,5 milioni e poi addirittura quasi 2 milioni. Qui vi faccio vedere un post di Hammertime Magazine che vi consiglio sempre perché li reputo molto seri e professionali. E stavamo dicendo i milioni sono diventati due a conteggio fatto, quasi due. È veramente tanto in un'epoca di budget cap. Sì, perché pensiamoci, è stata danneggiata la scocca. Poi magari in un video di domani o in uno dei prossimi giorni vi faccio vedere di preciso i vari punti. Ma comunque, scocca, batteria, motore, cambio, c'è cioè un sacco di danni. Un'intera vettura di Formula 1, tolto qualche pezzo, da buttare interamente. Ad esempio, la scocca. Avete pensato che è stata montata la scocca di riserva a Sainz e quindi una nuova scocca è dovuta partire da Maranello per andare ad Abu Dhabi. Altre spese che nessuno, a quanto pare, al momento, a come stanno le cose ad oggi, rimborserà. E sapete, se dovessimo fare una colonna sonora di tutto ciò che è successo, non durante l'incidente, ma subito dopo, ebbene, io metterei questa colonna sonora qui, quella di Simon e Garfunkel, The Sound of Silence. Ricordate? Ecco, io vorrei, come dire, riassumere tutto con una canzone, esattamente questa. Ragazzi, ancora una volta dico che la Ferrari si merita qualcosina di diverso. Qualcosina di diverso. Si merita una voce importante. Si merita che qualcuno batta i pugni. Questo si merita la Ferrari. Andiamo avanti con le notizie. Inutile mettere il dito sempre nella piaga perché lo sappiamo, è uno dei problemi più grossi che oggi abbiamo. Me ne sono calato, scusate che mi alzo. E continuiamo ad averlo e io penso che ce lo trascineremo per un po' e in ottica di una possibile sperata lotta nel mondiale, queste cose qui diventano passi importantissimi. Pensate a Mercedes nel 2021, quanto politicamente è diventata meno forte, quanto politicamente abbia subito e gli è costata un mondiale. Parliamo di Formula 2, dai, che è meglio, perché durante questo fine settimana ci sarà l'ultima tappa del campionato di Formula 2, con, in realtà sono due che si giocano il titolo, però matematicamente tre. Quello al centro è il favorito, si chiama Purchar, è il pilota della Sauber Alfa Romeo, prossima Sauber, Audi e poi solo Audi. Ed è in testa con 25 punti di vantaggio sul pilota che vedete a sinistra, ovvero Frederic Vesti, pilota Mercedes. E poi abbiamo invece Ivasa, che però ha 39 punti di distacco, quindi lui ce l'hanno messo solo perché gli serviva un terzo pilota perché c'era spazio nella foto, ma oggettivamente poco potrà fare, cioè gli altri due si devono ritirare completamente per andare a vincere lui il titolo. Però la cosa strana, volete sapere qual è? Che secondo me in casa Mercedes e in casa Vesti a questo titolo non ci credono per niente e neanche alla rincorsa, perché altrimenti, da quello che sono le mie informazioni, non avrebbero messo Vesti a guidare in PL1, quindi un'enorme distrazione da quella che può essere la guida di una Formula 2 e la lotta per il titolo, nelle appunto PL1 di Abu Dhabi. Veramente, veramente strano. Poi un altro che desidera fortemente
di poter salire presto su una Williams di Formula 1. Sapete chi è? È il vincitore del Gran Premio di Macao, spostiamo la manina, ovvero Brawling, che in realtà su una Formula 1 c'è salito di recente, vedete, tutta verde. Ebbene, lui è stato il pilota dell'anno del premio Aston Martin Autosport e ha guidato l'Aston Martin a Silverstone, una monoposto vecchia di qualche anno, che però è sempre una Formula 1. Ebbene, adesso gli piacerebbe tanto salire o in una delle prove libere, ma non è che ne siano rimaste tante, ce n'è solo una, quindi mi sa che è infattibile, o addirittura nel rookie test di Abu Dhabi. Sarebbe veramente bello per lui, è il coronamento di una stagione iniziata male, ma che si è conclusa bene con la vittoria della Coppa del Mondo di Formula 3 a Macao. Poi andiamo avanti. Perché per quel che riguarda la Formula 2 c'è un debutto. Si tratta di Paul Aron, pilota della Mercedes che ha corso in Formula 3 e che debutterà in quest'ultima prova di campionato in Formula 2. Diciamo che la Mercedes mi sta sembrando un pochino come la Red Bull di un tempo. Perché guardiamo un attimino lo junior team. C'è Antonelli, c'è Frederic Vesti. C'è Paul Aron, ma quanti piloti dovrebbero guidare in Formula 1? Secondo me è bene, sì, appoggiare la carriera di tanti, per carità, è bello, io da pilota sono il primo a volere una cosa del genere, so quanto è difficile avere degli aiuti, queste cose qua ci sono adesso, prima non c'erano, non che avrebbero aiutato me, però tranquilli che prima non c'erano. Però voglio dire, secondo me bisogna puntare forte su uno, massimo due piloti, perché sennò li lasci tutti a bocca asciutta. E oltretutto c'è anche un discorso a un certo punto di affollamento dei programmi junior di un team di Formula 1. Boh, non lo so, forse io la gestirei diversamente. Poi, oggi abbiamo parlato di José María López. Lopez praticamente è stato per tanti anni, 7 se non sbaglio, un pilota della Toyota. Abbiamo detto che va via dalla Toyota nel WEC, arriva Nevri, ma lui, il De Vries, ma lui che cosa farà? Beh, secondo me c'è stato un piccolo declassamento nel suo caso, perché andrà a correre sempre nel Mondiale Endurance, quindi a livello di impegno, di tempo, date e calendario sarà la stessa cosa con questa vettura, una Lexus GT3. Bene, adesso è arrivato il momento di dare spazio in questa puntata ai commenti più veloci, quelli più di tendenza, un commento polemico e un commento che ci farà sorridere. Iniziamo da quelli più veloci. Volevo ringraziare Magister, una delle prime poll, poi anche Cinci Papo, che io so benissimo chi è, un caro abbraccio, caro mio. Poi ancora Salvatore Landolfi, questi primi tre e anche Frajem. Non li abbiamo mai avuti tra i primi. Poi abbiamo ancora Gaetano Speranza e Manuel Falco. Domanda di Fraiem: perché i team radio sono pubblici e non segreti? Sarebbe più logico che fossero segreti perché la comunicazione interna di un team è anche segreta. Allora, i motivi sono molteplici. Il primo, quello vero, lo vuoi sapere qual è? Lo spettacolo. Cioè Liberty Media li ha resi pubblici. Poi possiamo anche dire, se vogliamo, come da risposta alla tua domanda, ce n'è anche un altro, ovvero quello che sono vietati gli ordini di scuderia, quello che sono vietati i messaggi dove praticamente il team dice determinate cose al proprio pilota, però
In realtà queste cose qua potrebbe ascoltarle solo la direzione gara e quindi ottenere lo stesso risultato. Sono pubblici per il semplice motivo che Liberty Media vuole un coinvolgimento maggiore del pubblico, che non è neanche una cosa brutta. Così abbiamo potuto assistere al mercato del pesce di Jeddah 2021. Ve lo ricordate? Ehi, allora, se io ti do questo, tu che mi dai? Cosa facciamo? Io ti do questa possibilità, ma rispondimi entro 2 minuti, così parti indietro e non ti do la penalità. Capolavoro. Poi andiamo ai commenti più di tendenza, abbiamo quello di Carmelo Pace, Ivan Borroni, che dice una cosa importante, fai fare ai tuoi figli quello che desiderano. Poi Carlo Varini, poi Ugo Raia, Vincenzo Vitello e Demetrio 100. Vediamo se c'è... Sì, vabbè, Ugo Raia dice chiaramente che Verstappen è andato dritto per accompagnare Leclerc fuori. E Carlo Varini dice che ci vogliono regole più chiare e semplici, è vero. E comunque grazie mille a tutti di cuore. Poi abbiamo un commento di un tifoso di Verstappen. Perché non commenti la manovra di Sainz in partenza su Hamilton? L'ho già fatto, caro user MB9, bla bla bla. L'ho già fatto e la manovra è molto chiara, ti faccio vedere. Allora, guarda qui. Guarda il volante, è completamente girato verso il senso della curva. Non è dritto verso Hamilton. Lui ha avuto una temperatura bassa sulle gomme anteriori e del sottosterzo netto. Se vai a guardare l'onboard camera, si vede che lui gira e va completamente dritto. Ebbene, è stato un lungo, è stato un errore, ma non è una manovra intenzionale. Questo non ci vuole, come dire, un grande intenditore per certificarlo. Non è assolutamente una manovra intenzionale. Poi facciamoci due risate con Alex Tan 75. Completamente d'accordo, ma tu parli del regolamento per Max o quello per gli altri piloti? Beh, io onestamente intendevo quello di entrambi. Ragazzi, la puntata sta volgendo al termine. Vi volevo solo dire due cose e poi riprendiamo ciò che abbiamo detto all'inizio. Uno, c'è il nostro raduno, che poi è un talent dedicato a tutti gli iscritti di YouTube. Avremo già delle selezioni nelle date di dicembre e di gennaio. Se volete partecipare, è praticamente, potremmo dire, gratis. Dovete solo scriverci via email all'indirizzo lì sotto. Poi ancora, e ovviamente specificare talent YouTube oppure raduno YouTube. Poi ancora, simulatore. Abbiamo il talent per i simulatori e anche un talent in pista per chi volesse fare un corso di pilotaggio approfondito. Ricordatevelo. Ritorniamo all'argomento con il quale abbiamo aperto, ovvero questi danni importanti e questo silenzio che fa tanto rumore, però purtroppo fa rumore solo tra i tifosi che sono delusi e che vorrebbero di più. Quello che io mi auguro è che effettivamente, allora, non c'è dubbio che questo tipo di, come possiamo dire, politica, strada, scelta, sia assolutamente dannosa per la Ferrari. È vero che la Ferrari è il team che guadagna più soldi in Formula 1 e forse si ha il timore che questo vantaggio non ci sia più. Potrebbe essere perché la proprietà è cambiata, perché i tempi sono cambiati, perché come dire, anche la FIA è cambiata molto negli anni e lo spettacolo Formula 1 sta diventando qualcosa di sempre più importante. Però secondo me ancora il marchio Ferrari è qualcosa di globale, il marchio più importante nel mondo ed è qualcosa che affascina dai bambini più piccoli, ma credetemi, è così. Io lo vedo con i miei bambini, quelli che frequentano la nostra scuola di pilotaggio, e le persone più grandi. Quindi,
Finché c'è la possibilità che la Ferrari abbia un po' di voce in capitolo e più tempo passa e meno si cerca di esercitare questa possibilità, e peggio è, ragazzi, ce la dobbiamo giocare e fino in fondo. I soldi, per carità, sono importanti, però secondo me pian pianino la Ferrari conterà talmente poco che alla fine, se andiamo avanti così, che alla fine gli diranno: guardate, questi soldi che vi diamo in più non ci stanno più. Se volete rimanete, altrimenti la Formula 1 è molto ambita. Ebbene, questa è una partita a scacchi. Bisogna far capire che la Formula 1 non sarebbe la stessa cosa senza di lei. Io perlomeno farei così. Ragazzi, buonanotte a tutti, spero che il video vi sia piaciuto. Se così, lasciate un like, un commento, condividete il video sui vostri social, attivate la campanellina e soprattutto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao ragazzi!